gioia eterna dei tuoi santi, concedi al nostro fratello Ettore, a cui diamo oggi l'estremo saluto, di entrare in paradiso insieme con noi. Possono però lasciarci perplessi. Abbiamo appena detto che Dio ci è padre, forti grida e lacrime. Il Figlio di Dio ci è stato proprio vicino, dentro la nostra morte. Siamo pertanto... Io voglio fare soltanto una promessa, Ettore. Spero di essere soltanto... Perché Ettore non era soltanto un deputato, un senatore, un sindaco, un presidente del consiglio. Ettore prima di tutto era un amico, era una persona energica, una persona che si arrabbiava, ma sapeva anche mettersi nei panni degli altri, capendo anche chi la pensava in modo diverso da lui. Le sue grandi doti di capacità di amministratore pubblico, ancora di professionista, perché i media in questi giorni gli hanno dato anche spazio, con moltissime testimonianze sincere. Genuino. L'onorevole zio Ettore, come affettuosamente lo chiamavo, suscitando sempre un suo mezzo sorriso, con la sua capacità di convincerti, con la coerenza del ragionamento, con l'etica dei comportamenti. Sono due giorni che aprire una pagina di qualunque giornale o social network significa invariabilmente trovare una foto o un ricordo di Ettore Romoli. Giorni ho finito per realizzare che Ettore Romoli era padre non solo mio, ma anche di un popolo che in lui aveva trovato un punto di riferimento. Correttezza e responsabilità, ha patito l'onta di essere espulso dal partito che aveva contribuito a creare poche ore prima della morte. Tutto nel suo bellissimo nome, Ettore, l'eroe che nell'Iliade sacrifica la sua vita per proteggere la sua città. Eravamo così diversi da te, papà, e proprio per questo così incredibilmente uguali. Ma credo che in fondo, per quanto strano e a volte incomprensibile, noi ti potessimo sembrare, ti andavamo bene per quello che siamo. Penso che quello che vorresti da noi due oggi e adesso è che ognuno per la sua parte lui si raccolga al tuo testimone. La regione non ora e non qui, perché il compito richiederà di percorrere le tappe molteplici della sua vita. A noi in questo momento